Allora, io ho cominciato nel 1957, io sono del 52, quindi quest'anno fate il conto voi di quanti anni sono che faccio questo mestiere, sono 65 anni. E ho cominciato con il cinema, con Giovani Mariti, regia di Mauro Bolognini, il quale disse a mia madre: "Mi faccia fare il provino in televisione, il bambino è bravo." Feci il provino in televisione, recitando a memoria il monologo di Pinocchio, davanti alla commissione, e in questa commissione c'era Mario Landi, regista televisivo, che mi chiamò subito a fare in diretta il romanzo d'un maestro. Era la diretta per noi, ma c'erano già le prime registrazioni sperimentali, per cui ho potuto registrarmelo su VHS quando l'hanno programmato in televisione tantissimi anni fa. E poi si sparge la voce, quando un bambino funziona, come oggi, d'altra parte. E mi hanno chiamato subito a fare il doppiaggio, la radio. A 7 anni già facevo tutto, a 9 anni stavo in compagnia dei giovani con De Lullo, Falco, Guarnieri, Valli Albani in teatro. E niente, poi sono andato avanti così. E finché un bel giorno andai nel 1977, chiamato da Streller, che mi aveva già chiamato quando avevo 9 anni per fare Vita di Galileo, ma non potevo, stavo in televisione. Andai a fare l'Arlecchino e facevo il ruolo di Silvio, che prima era stato di Dettori. E nel 1980 mia madre purtroppo si ammalò di cancro e mio padre morì di una cirrosi epatica fulminante. Era medico, contrasse questa epatite in servizio e degenerò brutalmente in cirrosi epatica. Quindi io mi trovavo di fronte a un bivio. Il Streller mi voleva fisso al Piccolo di Milano, come attorcione, per poi farmi fare la carriera di Graziosi, diventare primo attore e poi, magari invecchiando, se lui fosse sopravvissuto, diventare un vecchio alla Carraro, cioè al primo attore da vecchio. Ma io non potevo. Non potevo perché già ero stato in scena mentre mio padre moriva. Mia madre aveva il cancro, quindi presi la decisione di lasciare tutto, di dedicarmi agli affetti, all'operazione di mia madre e tutto quanto. Poi c'era mio figlio che era stato concepito nel 77 durante la tournée, prima tournée gloriosa che feci con l'Arlecchino a Parigi. Quindi mia moglie, che prima voleva a trasferirsi a Milano, poi ci ha ripensato, bambino piccolo, mia madre in queste condizioni, quindi diedi prevalenza al doppiaggio. Però c'avevo sempre il teatro nel cuore, quindi feci teatro per tanti anni ancora a Roma con Liliana Ghione, che era stata mia madre in David Copperfield. Però fare 31 al giorno e la sera lo spettacolo era anche se ero giovane era faticosissimo, quindi abbandonai del tutto il teatro e il doppiaggio è diventato la mia professione primaria. È stato un caso, perché Manlio De Angelis, mio carissimo amico, grande direttore, era indeciso tra me e Sandro Acerbo su quale ruolo farci fare, se io Iceman e lui Tom Cruise o il contrario. Poi alla fine ha deciso per me su Tom Cruise, è stata una classica botta di collo, no? Quindi poi da lì è nata una collaborazione, cioè sei diventato la voce No, me di... l'hanno levato altre volte, me l'hanno levato subito dopo c'era Cocktail, scusami, c'era Il colore dei soldi, però siccome c'era Peppino Rinaldi che era andato via dalla nostra società e stava in un'altra, lo diedero all'altra società per Peppino Rinaldi. E lì lo fece Mauro Gravina benissimo. Subito dopo ci fu Cocktail, stessa distribuzione, e quindi lo fece di nuovo Mauro Gravina. Poi dopo l'ho rifatto sempre io. Poi c'è stato, come si chiama, quello di Kubrick, Ah, Eyes Eyes Wide Shut. Wide Shut. Kubrick un anno prima aveva chiesto la mia biografia professionale, prima di morire. 6 mesi prima aveva chiesto 4-5 VHS di Tom Cruise, dove io l'avevo doppiato. 3 mesi prima di morire aveva chiesto la mia biografia personale della mia vita e il mio numero di casa, perché lui era uno di quelli fissati. Poi quando è morto tutti gli eredi hanno lasciato tutto in mano a Mario Maldesi e Mario Maldesi ha detto no, no,
come si chiama, Kubrick prima di morire mi ha detto no Chevalier, con tutto quello che aveva fatto prima, e in punto di morte ti dice no, inventate un'altra, e infatti non l'ho fatto. Poi ho ripreso a farlo sempre, nel 2000 io ho preso quel nastro d'argento lì per Tom Cruise per averlo doppiato in Magnolia a Taormina, c'era anche lui, lui l'ha preso alla carriera, e insieme sul palco abbiamo presentato il secondo Mission Impossible. Poi arriva, come si chiama, quello di Spielberg, La Guerra dei Mondi, e il capo dell'ufficio di edizione della società che lo distribuiva, col quale avevo doppiato 6 mesi prima Collateral, dice no, sei troppo vecchio, hai 10 anni più di lui. Ma li ho sempre avuti, anche 6 mesi fa quando con voi ho fatto Collateral. No, 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 sei troppo vecchio, mi ha fatto fuori. Mi ha fatto fuori, avallato dalla supervisor americana, che oltretutto conoscevo benissimo, perché ho fatto tanti altri film con questa supervisor americana. Poi ci fu Mission Impossible 3, anche lì, stessa distribuzione, stesso capo ufficio edizione, me lo tolse la seconda volta. Però nel frattempo cos'era successo? Gli incassi erano andati bene di questi due film in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania, gli altri tre, come li chiamano loro, territori importanti dove si doppia in Europa, però male in Italia. Allora arriva Tom Cruise in Italia e Sky Cinema News lo potete trovare in rete, e gli vai e dice, ma lo sai che in Italia hai cambiato voce? Dice, no, non so niente. Torno in America e mi informo. Tornato in America, si è informato. Gli americani sono molto pragmatici. Vedono che gli incassi sono andati male in Italia e bene dappertutto. Dice, cosa è cambiato? La voce. Qualcosa non va. Nel frattempo c'erano state levate di scudo da parte della stampa. Perché cambiare la voce? Tutto rintracciabile su internet. Perché cambiare la voce di Roberto Chevalier? Stava benissimo. Migliaia di mail di protesta da parte del pubblico, perché questo capo ufficio stampa, quel capo ufficio edizione sosteneva, dice, ma figurati, figurati se qualcuno si è mai alzato per dire non mi piace questa voce. Si sono alzati e hanno scritto in America. Oltretutto hanno mandato male gli incassi. Quindi gli americani cosa hanno fatto? Via. Torna Roberto Chevalier. Anche perché Tom Cruise, che si riproduce i film, ha detto io voglio Roberto Chevalier. Il capo ufficio edizione è stato licenziato. Hai citato poco fa l'incontro con Tom Cruise a Taormina, ci puoi dire qualcosa di più su lui, com'è come persona? Ma lui è carinissimo, che ci siamo incontrati anche tante volte alle prime qua a Roma. Ma lì abbiamo avuto modo, appunto stando insieme sul palco, di chiacchierare, di fare amicizia. Lui mi chiese perché non mi ha doppiato nei film di Kubrick e io gli dissi quello che ho detto a voi, è stato il direttore di doppiaggio a non volermi. E lui ha detto, se succede un'altra volta, scrivi alla mia agente, l'ha fatta venire lì e mi ha fatto dare l'indirizzo mail. Quando mi sostituirono sulla Guerra dei Mondi, io scrissi a questa agente, ma lui era cambiato agente, quindi non potevo più rintracciarlo. E allora è andata come è andata, tanto ormai non si torna indietro, per fortuna. Ma non solo fortuna mia di affezione, ma per fortuna del pubblico, capite? Che il pubblico è la cosa più importante, il pubblico va rispettato. Non si possono avere, faccio l'esempio di Bruce Willis, 8 voci su Bruce Willis. Ma com'è possibile? Tu confondi la gente. Cioè non si tratta di una voce, si tratta di una personalità artistica, di una forma di recitazione che oltretutto, se la voce entra bene in quel corpo e ne rispecchia l'interpretazione dell'attore, non c'è motivo di cambiarla. Quindi bisogna rispettare. Pubblico che ti ha ritrovato nel nuovo Top Gun, che emozione è stata? Beh, per me è stata una grandissima emozione, anche perché non vedevo l'ora di doppiarla, ma soprattutto non vedevo l'ora che uscisse, perché noi l'abbiamo doppiato un anno dopo che c'era stato il lockdown, e per cui abbiamo dovuto aspettare un altro anno prima che uscisse, e però è stato bellissimo anche perché lui è bravissimo, bisogna dire. Anche se ultimamente ha fatto molti film action movie, come vengono chiamati oggi, muscolari, però lui ha dato prova di essere un grande attore, vedi Nato il 4 luglio, vedi L'ultimo Samurai. Quindi adesso secondo me lui tornerà
anche vista l'età, il fisico lo aiuta sempre, ma siccome è un uomo intelligente, deve guardare al futuro, tornerà anche a film con storie. E quindi per me è stata una grande emozione, è stato bellissimo, è stato un tornare indietro anche di tanti anni alla prima esperienza che ho fatto doppiandolo, ma soprattutto è stata una grande gioia per lui, perché vedere che i suoi sacrifici, il suo impegno professionale ed economico, perché tenere fermi quei capitali investiti per 2 anni e mezzo, ragazzi, non era mica uno scherzo, Volevano obbligarlo ad andare sulle piattaforme e lui ha insistito, quindi ha fatto bene, perché poi è stato ripagato con degli incassi strepitosi.